tra l'evento di oggi, di ieri e quello di oggi, non possiamo non ricordare che è accaduto un evento molto tragico, che è quello che sta coinvolgendo in queste ore Parigi. Nonostante questo evento, noi ci sentiamo di continuare questo seminario su un tema che apparentemente sembrerebbe lontano da quello che è il tema del terrorismo e della guerra, perché di questo si può anche parlare, mentre invece l'analisi che oggi cercheremo di sviluppare andrà anche a chiarire come tematiche così apparentemente lontane vedono un unico terreno, che è quello del controllo, della manipolazione, fondamentalmente della manipolazione anche economica dei popoli, e dei rigurgiti di odio e di violenza che possono verificarsi. Quindi, detto ciò, lascio la parola innanzitutto al professore Giovanni Locastro, che ci parlerà appunto del tema, del soggetto, della libertà nell'era di Internet. Grazie Riccardo, buonasera a tutti, grazie dell'onore che mi date con questo spazio che mi viene riservato. Anch'io sarei tentato di dire qualcosa su quanto è accaduto a Parigi, ero, penso come gran parte di voi, sono stato almeno fino alle 2 di stanotte a seguire gli eventi, ma è un fatto troppo fresco, accaduto da troppo poco tempo per poter dire qualcosa, credo, che sia sufficientemente serena e lucida. Perché è un fatto così grande, per come ci è presentato dai mass media, per l'aspetto di spettacolarizzazione. Ieri chi ha seguito fino a quell'ora ha visto come c'era questo paradosso per cui in Italia si seguiva attraverso gli Stati Uniti, attraverso Giovanna Bottero che comunicava, traduceva, che poi quindi le notizie arrivavano dalla Francia, in America, dall'America tornavano in Italia, cioè per questo ci dice del potere, dello scambio del sistema di informazione. Due supporter del giornalista guardavano su internet l'evolversi dei fatti, più scene e punti di vista su questo accadimento che avveniva a Parigi. Credo che l'aspetto complessivamente diciamo seduttivo, nel senso della capace di portare a sé l'attenzione, a sé come duce, che è la radice della parola seduzione, è talmente forte per cui valutarlo oggi a caldo ancora. No, non mi sento tantissimo, è qualcosa di molto complesso. Vi faccio riferimento semplicemente per questa descrizione che ho fatto, anche per portare l'attenzione sul potere mass mediatico, internet, diciamo, poi per alcuni aspetti va anche in questa direzione, di suscitare emozioni. La nostra è una società delle emozioni, addirittura utilizza le emozioni come criterio di valutazione della bontà o della cattiveria delle cose. Se suscita molte emozioni è una cosa buona, se ne suscita poche non è una cosa buona, per esempio. La valutazione delle emozioni suscitate è diventato un criterio di valore. Non c'è un'etica, c'è una, non so come dire, una, c'è un termine forse ancora, una valorialità delle cose che è direttamente proporzionale alle emozioni che suscita. È un punto sul quale interrogarsi molto, perché è chiaro che le emozioni sono l'espressione più diretta, più superficiale, più immediata del nostro rapporto con la realtà. Questo solo per un riferimento ai fatti di Parigi, mi piacerebbe poterne parlare tra un po' di tempo, ecco, potremmo forse dire qualcosa di più valido come spessore, però merita perché non possiamo non chiederci, per esempio, cosa ci sarebbe accaduto se, anziché sapere ieri praticamente in diretta, come può accaduto quando è stato per i fatti delle Torri Gemelle dell'11 settembre, se la descrizione dell'evento e il racconto non fosse arrivato in maniera immediata, cioè diretta, subito, un immediato, nel termine stesso c'è qualcosa che non ci può lasciare totalmente tranquilli, perché immediato ad un tempo dice che è diretto, mentre in realtà non è mai immediato, perché è sempre immediato l'arrivo di una notizia di questo tipo, cioè ci sono delle telecamere e un giornalista, dei giornalisti che possono inquadrare un dettaglio piuttosto che un altro, riproporre più volte uno stesso passaggio piuttosto che un altro, perché la visione della realtà non è mai oggettiva, ma è sempre soggettiva, sempre immediata da qualcuno. Quindi l'immediato
che ci arriva attraverso i nostri. Penso che dal modo in cui sto iniziando ad affrontare la questione, cosa ne penso io, ovviamente non è un pensiero esclusivamente mio, vedete qui accanto i miei supporter, diciamo così, cammino sempre con una valigia piena di libri, non sono un rappresentante di libri, non sono un bibliotecario, eccetera, ma sono i riferimenti di cui mi conforto nelle cose che penso, delle volte anche prendo in prestito i pensieri di altri, ma li cito sempre. Ecco, chiaramente in questo è la filosofia che mi supporta, non credo nella libertà dell'essere umano, non credo nella libertà dell'essere umano come fatto strutturale, cioè è inevitabile, cioè è strutturalmente connaturato all'essere umano il fatto che non sia libero. Porto un esempio per chi è nuovo a questo tipo di riflessioni, qualcuno che mi ha ascoltato in altri contesti già sa di questo tipo di considerazioni che mi sembrano indispensabili. Nessuno di noi ha potuto scegliere se nascere o non nascere, prima cosa a priori, in assoluto. Ma non solo nessuno di noi ha potuto scegliere se nascere o non nascere, sappiamo che qualche grande, Bethlehem mi viene in mente, o anche altri, lo stesso, altri, insomma, ecco, il fondatore di Apple, il fondatore di Apple, Steve Jobs, che ha deciso di decidere di quando era, insomma, sostanzialmente quando la mela, sapete che cos'è, no? Il simbolo della mela morsicata, non ve lo so raccontare, viene proprio dalla possibilità di poter decidere quando morire. E qualcuno decide di decidere, non avendo potuto scegliere quando nascere, decidere almeno quando morire. Noi non abbiamo scelto, anzitutto, se nascere, non abbiamo potuto scegliere quando nascere. Credo che nessuno di noi ha potuto dire io voglio nascere nel 1953, 82, 95, siamo nati, punto. Siamo stati, come diceva Heidegger, gettati nel mondo e in questo mondo ci stiamo, ci dobbiamo arrangiare, muovere dentro. Eppure essere nati nel 53, nell'83 o nel 2003 fa una differenza radicale, ciò che si incontra nella realtà, ciò a cui si è formati, il modo di la formula di pensiero, la modalità di pensiero che ci ritroviamo è assolutamente diversa in ragione dell'anno in cui siamo nati. E lo stesso vale per i genitori. Nessuno di noi ha scelto, ha potuto scegliere i genitori da far rinascere. Non abbiamo potuto scegliere le persone da incontrare durante gli anni più sensibili della formazione, più periodo della vita. Non abbiamo scelto, che poi l'abbiamo mantenuto noi, un'altra questione, l'orientamento religioso di pensiero, perché l'abbiamo avuto più o meno di fatto dal contesto in cui siamo vissuti e così via, ovviamente con sfumature individuali molteplici, non c'è uno standard, un uguale per tutti, ma in linea di massima la possibilità di scegliere non ci è stata data già in origine. L'io, cioè la costruzione che abbiamo di noi stessi, Freud l'ha dirà questa cosa, è una formula che tutti sicuramente conoscete, l'io non è padrone in casa sua, è il risultato di questi insieme di variabili che si sono combinati nella nostra storia, in cui la nostra presenza come possibilità di decisione in origine non c'è, esclusa di ogni. Questo fa sì che non ci sia una libertà totale, che poi ci si possa avvicinare a una parvenza di libertà a partire da una presa di coscienza di come la nostra storia ci ha costruito. Questo sappiamo che è una cosa che è possibile fare. Possibile fare se togliamo per un attimo l'attenzione dell'esperienza psicanalitica, che è sempre quella che più avvicini a questa possibilità, la troviamo nella mitologia della storia umana, per esempio nella formula del fare il deserto. Esiste poi in tutte le culture, in ogni momento storico, ci viene raccontato che dei personaggi che hanno significato qualcosa nella storia dell'umanità a un certo punto vanno nel deserto, che sia
non so, Buddha che si ritira sul bordo di un fiume e sta lì 5 anni, o Cristo che va 40 giorni nel deserto, o non so, un Diogene che se ne va fuori dalle mura della città e va a stare in una botte, leggiamo il valore simbolico di questa operazione e sappiamo che è proprio quella. Fare il deserto significa sostanzialmente liberarsi di una storia avuta in dotazione senza averla scelta, per poi poterne scrivere un'altra che include una possibilità di scelta soggettiva. Quindi la libertà in origine esclusa, quindi la libertà dell'essere umano oggi nell'epoca di internet non credo che sia maggiore della libertà che strutturalmente è concesso ogni essere umano. Poi andiamo a un altro ordine di valutazioni, a partire da questa impossibilità strutturale per l'essere umano di essere libero. Ecco, la mitologia della libertà. C'è una mitologia, ogni epoca ha le sue mitologie, è normale che sia così, funziona in questo modo. La nostra epoca ha le sue mitologie, c'è una letteratura altissima su questo tema. Una di queste mitologie è quella delle libertà, a partire dalla Rivoluzione Francese, liberté, égalité, fraternité, libertà, uguaglianza e fraternità, tre mitologie, sicuramente impossibili, impossibili strutturali nell'essere umano, perché appunto la libertà non è data, a priori non c'è, si può ambire, raggiungerla, si può lavorare per avvicinarsi a una libertà, ma è sempre condizionata già a priori da una serie di incisioni che avvengono in noi in momenti cruciali della nostra vita. L'egalità, l'uguaglianza, persino dal punto di vista della del funzionamento dell'ordine della natura, anche questo è un impossibile, perché se si arrivasse ad essere tutti uguali paradossalmente si fermerebbe l'evoluzione. L'evoluzione dal punto di vista darwiniano è inevitabilmente l'effetto di una strutturale disuguaglianza che fa sì che qualcuno risulti vincente, e grazie a questo è avvenuta l'evoluzione. La fraternità si scontra con altre questioni più strettamente psicologiche, legati non solo alla possibilità di eleggere l'altro come un altro non pericoloso per sé, ma l'altro è strutturalmente pericoloso per l'essere umano, nel senso che l'altro, poiché noi deriviamo dall'altro, il nostro essere, essere nati è qualcosa che è diverso dall'altro, fa sì che noi dipendiamo dall'altro, dall'amore dell'altro, dal riconoscimento dell'altro, e poiché questo riconoscimento, questo amore dell'altro non è garantito, bisogna in qualche modo combattere per averlo, fare qualcosa per poterlo avere, questa operazione produce quell'odio e tamo di cui già Catullo ci ha lasciato le tracce, per cui amore e odio camminano insieme e la fraternità è un'operazione che, è una battaglia costante che l'essere umano deve combattere per poterne ricavare qualcosa. Sono tre mitologie, quella alla quale proverò a dedicare una briciola di attenzione, questa la mitologia della libertà, ripeto, che è una delle mitologie dell'era contemporanea. Come questa dimensione mitologica della libertà la ritroviamo praticabile, se mai è possibile, ripeto, attraverso strumenti tecnologici estremamente funzionali, funzionanti, preziosi, come per esempio internet. Io sono uno che utilizza internet, non saprei come fare, la prima cosa che faccio la mattina è accendere il computer, vedere la posta elettronica e poi da lì muovermi. Quindi qui sono poco libero forse, perché anche se dei giorni interi mi privo di farlo, poi prima o poi arrivo a doverlo fare, ma quale libertà consente internet? Ci si dice che abbiamo l'accesso libero a una quantità enorme di sapere, certamente è vero, la quantità di sapere al quale possiamo accedere grazie a strumenti tecnologici è immensamente più grande della quantità di sapere al quale potevamo accedere in epoca in cui internet non c'era. Sarebbe davvero sciocco dire che non è così, e questo sicuramente è un vantaggio per la possibilità di accedere al sapere. Quali altri vantaggi abbiamo? Sì, appunto, i vantaggi di una posta elettronica che dà un immediato di possibilità immediata di comunicazione con l'altro. Libertà di esprimere i propri pensieri, le proprie sensazioni, emozioni e di compartecipare. Oggi mi sono ritrovato per un attimo con alcuni colleghi
a dare la comunicazione di una notizia che pensavo potesse appartenere al mondo privato, e loro raccontavano una certa cosa, che una collega, eccetera, ha fatto una certa operazione, ha detto, non stavo per dire, non vi dico il nome perché mi sembra opportuno rispettare la sua privacy, e il collega Centinetti ha immediatamente detto, ma no, ma già l'ha messo su internet, su Facebook, quindi lo possiamo anche dire, cioè è crollata immediatamente la dimensione della privacy, perché? Perché c'è un bisogno dell'essere umano di ottenere, come vi dicevo prima, questo riconoscimento da parte dell'altro, che fa sì che anche aspetti che una volta potevano essere riservati a una sfera privata non lo sono più, quindi la dimensione tra privato e pubblico è sempre più labile, penso che i colleghi che sono qui a parlare con noi, è possibile, non so di cosa parleranno, ma ce ne dicono qualcosa di più di quanto ho potuto dire io. Quali altri effetti sappiamo che la possibilità di utilizzare internet produce? Io sono andato un po' a vedere quella, se sarete curiosi vi dico cosa sono questi libri che ho qui. Ce n'è uno che forse no, non è proprio il più antico, ma è coevo di un altro che è Scritti Corsari di Pasolini, del quale abbiamo celebrato il 40° dell'uccisione. È una delle mie grandi passioni, come qualcuno che mi conosce più direttamente sa, forse non lo citerò più di tanto. Ho con me Edoardo Boncinelli, un neuroricercatore di grande spessore, che è in grado di leggere il funzionamento dell'essere umano non soltanto dal punto di vista della biologia, del funzionamento del sistema neuronale, ma anche dal punto di vista di ciò che è specifico dell'essere umano, che non è il sistema neuronale, pur essendo specifico dell'essere umano nella sua complessità, ma tutto ciò che appartiene al mondo del linguaggio. Un suo testo, che non è questo che ho in mano, diviso in due parti, in cui uno, la prima parte è dedicata allo sviluppo biologico dell'essere umano, quindi dalla cellula fino alla complessità del cervello umano, a metà del libro è dedicato appunto a questa evoluzione, l'altra metà va sotto il titolo Le parole sono pietre, e dal neuroricercatore, da neurologo, neurofisiologo, presenta la sua lettura, il suo pensiero sull'essere umano come appunto un'entità fatta di parole, dalle parole. E nel titolo di quest'altro libro che ho qui in mano, sempre di Edoardo Boncinelli, Il mondo è una mia creazione, e già il titolo vi dice come appunto il mondo col quale noi abbiamo a che fare è una creazione dell'essere umano, cioè sono le parole a far esistere le cose. E le parole noi, come vi dicevo prima, non le costruiamo noi, ci vengono dall'altro. E l'altro, il grande altro del sociale, dal quale noi deriviamo, che ci dà le parole per leggere il mondo, ci permette di leggere il mondo. È un po' come quando noi andiamo a seguire, come abbiamo fatto ieri tutti, la lettura dei fatti di Parigi attraverso l'occhio dei commentatori, dei giornalisti, eccetera, ciò che noi abbiamo visto non è ciò che realmente è accaduto, ma la creazione di questo mondo, la narrazione, come viene chiamata oggi, di un mondo attraverso lo sguardo di qualcuno che lo descriveva. Per cui per un attimo qualcuno diceva, i giornalisti dicevano, hanno gridato all'Ai Grande, all'Akbar, e poi esce fuori dalla Bataclan, come si chiama? Bataclan, uno di quelli che sono usciti a scappare, diceva in prima fila, non ho sentito nessuno della gente, di questi che sparavano, gridare all'Ai Grande. Qual è la verità? Quella che ha raccontato il giornalista o quella che ha detto il tizio che era dentro lì, tra quelli che venivano sparati in quel momento e che si è salvato? È davvero difficile, è stato un problema di udito o di angoscia o di ansia del ragazzo, del giovane che era lì a Bataclan, che si è salvato, che dice non hanno detto all'Ai Grande, quindi lui ha avuto una dispercezione, o era il giornalista che da fuori diceva e dicevano all'Ai Grande perché sono musulmani? E lì bisogna a un certo punto, qual è la libertà che noi abbiamo di decidere se ha detto veramente questa frase o no? È un esempio che porto. Questo avviene proprio perché l'essere umano è lui che crea il mondo, e lo crea prendendo in prestito le parole che creano il mondo dall'altro. Lo dice Boncinelli, che è un neuroricercatore. Evito di citare un pensatore, un filosofo o uno psicanalista, perché giustamente si potrebbe dire, ma insomma è gente che vive di fantasia, non vive di realtà. Boncinelli è un neuroricercatore, capite che lo utilizzo strumentalmente.
non è questo quel che penso. Ancora, chi ho qui? Ho un altro dei miei grandi, tra virgolette, non vi tirerò fuori Freud, ovviamente lo lascio come sottofondo, o Lacan. Coral Lawrence. Coral Lawrence, sapete, grande etologo, che già negli anni Ottanta è interrogato queste questioni, la questione della libertà, è uno dei suoi testi stupendi, sono uno più bello dell'altro, i testi di Lawrence, etologo, studioso del mondo animale e del mondo umano, più del mondo animale che umano, però è capace di dire delle cose sull'essere umano incredibili, anticipare anche eventi che stavano per accadere, e questo è intitolato Il declino dell'uomo, che poi vediamo riproposto, per esempio un altro autore che vi citerò è Slavoj Žižek, grande sociologo, è operativo oggi. Coral Lawrence è morto, ma già aveva interrogato le questioni della modernità che andava a costituirsi come Pasolini negli anni 70-80, anni in cui si sono poste poi le radici per ciò che viviamo oggi, della realtà odierna, perlomeno lo sviluppo di questa realtà. E lo citerò dopo, per adesso non nomino soltanto, e ancora ho altri testi, qua appunto Slavoj Žižek, ho l'ultimissimo libro di Bauman, di Zygmunt Bauman, che tutti sicuramente conoscete, Legami liquidi, società liquida, Consumo dunque sono, Homo consumans, eccetera, sono i titoli dei suoi libri che ci dicono di una analisi, una lettura della realtà umana, dell'essere umano, che appunto è quella che ho qui. Un consumo dunque sono di Bauman, del destino, diciamo, dell'essere dell'uomo moderno, della donna moderna, come destino di produttrice, consumatrice, produttore, consumatore, homo consumans, credo che sia il termine più esatto per nominare la realtà del senso della vita dell'uomo contemporaneo. E c'è ancora l'ultimissimo libro, appunto, vi dicevo, di Zygmunt Bauman e Gustavo Dessal, per chi può essere curioso di incontrare gli autori di questo libro. Bauman non ho potuto averlo a Catania, ma perché ormai è grande, di età 87 anni, non si muove più, ma avremo Gustavo Dessal, che parlerà di questi temi che hanno trattato in questo libro sabato prossimo all'auditorium De Carlo del Monastero dei Benedettini. L'ingresso è libero, chi vuole può venire. Perché mi interessa questo autore che ti ho portato questo libro, in particolare Intorno del pendolo, e perché, premesso che la libertà è qualcosa che io ritengo a priori già esclusa dell'essere umano, devo giustificare come funziona per l'essere umano, per esempio, l'apparenza delle sue scelte. Queste scelte, questa logica dell'essere umano, nella prospettiva che io vi propongo, è una libertà relativa, perché è una libertà che risponde a delle regole di funzionamento della realtà, che include un ritorno ciclico, periodico, di stili, di comportamenti, in cui la questione della libertà è esclusa proprio all'interno di questi meccanismi. Volevo provare a entrare rapidamente e poi fermarmi, non so quanto tempo ho Riccardo disponibile. 10 minuti, perfetto, farò bastare 10 minuti, poi avremo tempo per chiacchierare insieme, che ne sono più degli input che voglio dare. Che cosa comporta internet e gli strumenti elettronici che abbiamo a nostro servizio oggi? E quali effetti hanno? Per esempio, una dimensione estremamente interessante e importante, che ovviamente come ogni cosa un pro e un contro, è la questione della velocità. Le informazioni circolano grazie a internet in maniera estremamente rapida, talmente rapida che chi si è interrogato su questi argomenti dice che la velocità del ritmo delle informazioni produce un grosso problema nell'essere umano, che non è attrezzato mentalmente per reggere l'accelerazione della velocità delle informazioni, dei cambiamenti. Penso che molti di voi lo sanno già, i cicli dei cambiamenti nel corso della storia hanno avuto una scansione sufficientemente regolare. I cicli di cambiamento nei modelli di pensiero erano mediamente intorno ai 70 anni, cioè il tempo di una generazione molto estesa, poi si sono accelerati rapidamente
negli anni 50 sono scesi a 50 anni circa, negli anni 70 si è arrivato a 20 anni circa, 25 anni circa di cambiamento tra un ciclo e l'altro, oggi qualcuno propone 10 o 5 anni nei cambiamenti. Conrad Lorenz già nell'86 scriveva, a proposito di una sua lettura del disagio della civiltà, il disagio della civiltà lo sapete, è un testo di Freud, estremamente interessante, bellissimo da leggere perché ancora oggi, come dice Bauman, è di estrema attualità, quanto mai attuale. Ebbene, Conrad Lorenz intitola il settimo capitolo di questo suo libro Il disagio della civiltà e lo mette a fuoco così, vi leggo qualche piccolo passaggio. L'anima è molto, molto più antica dello spirito umano. Quando sia nata l'anima, cioè la capacità di sentire un'esperienza interiore, non lo sappiamo. Ogni uomo che conosca degli animali superiori sa che fra di loro l'esperienza interiore, le loro emozioni e la nostra esiste un legame fraterno. La velocità con cui lo spirito umano si trasforma e l'uomo trasforma l'ambiente in qualcosa di completamente diverso da ciò che esisteva fino a ieri è talmente vertiginosa. Dico questo perché è una delle mitologie contemporanee, la modernità. Qualcosa basta che sia nuovo, basta che sia moderno, ma quando una cosa è moderna, per quanto tempo rimane moderna quando io l'ho installata, è una mitologia contemporanea questa della modernità, per cui basta che sia moderna perché sia migliore della cosa che era antica, tra virgolette, che c'era prima. Qui veramente davvero è molto difficile dimostrare questo, che in confronto l'evoluzione filogenetica è praticamente immobile, dice Lorenz. L'anima umana è rimasta sostanzialmente la stessa da quando è sorta la civiltà. Come meravigliarsi dunque se la civiltà esige dall'anima umana quelle pretese che essa non è in grado di soddisfare? Ecco, volevo dirvi, qui meriterebbe tutto di essere letto questo passaggio, il tempo non me lo consente, ci sono, vi dico ancora qualche passaggio rapidissimo, gli uomini vivono oggi dentro una camicia di forza culturale che sta diventando sempre più stretta. Né il nostro comportamento di creature viventi, né le buone maniere diventano la nostra diventate la nostra seconda natura in seguito al condizionamento della tradizione culturale, riescono più ad accordarsi con un ambiente artificiale determinato quasi esclusivamente dalle forze della tecnocrazia. Siamo 1986, internet, la tecnocrazia non era così già affermata ed estesa come oggi, ma già Lorenz diceva, attenzione, il modo in cui funziona l'essere umano, i cambiamenti interni, l'anima, capite, non è l'anima spirituale, quella della quale parla lui, ma appunto l'anima, come la definisce, la capacità di coordinare le emozioni con gli eventi, non segue la logica dei cambiamenti della realtà. Per cui, per esempio, la quantità di stimolazioni che avvengono, ci vengono sottoposte attraverso i sistemi massmediatici, non è tale da consentire all'essere umano un'analisi veramente libera dei fatti accaduti. Per questo ti ho detto, su Parigi vorrei prendere un po' di tempo per dire qualcosa, perché oggi, sotto la spinta delle emozioni manipolate ovviamente intenzionalmente dai mass media che vivono di questo, lasciamo stare riferimenti paranoici a sistemi di potere più oltre che gestiscono i mass media, non li escludo ovviamente, ma non ho strumenti validi per dire che è così, ci dicono che sicuramente qui per esempio la dimensione dell'accelerazione da qualche parte pone un problema all'essere umano. E salto per esigenze di tempo ancora a Lorenz. Vado ancora avanti, 5-6 punti che mi sono segnati, che ci portano a riflettere sulla questione di internet. Ancora, internet è la dimensione spazio-tempo. Einstein ha inserito con la sua scoperta la dimensione spazio-temporale. La dimensione spazio-temporale sapete che è fondamentale per ordinare l'universo. Ebbene, la dimensione spazio-temporale con internet è totalmente alterata. Posso essere in un tempo infinitesimale, in una parte spaziale del mondo totalmente, assolutamente distante da dove sono. Non mi viene da chiedermi se questo qui è senza effetti o no, e non so, interrogo un attimo Bauman per vedere che cosa ci dice su questo. Il segreto di ogni sistema sociale durevole, in grado cioè di autoriprodursi, consiste nel saper definire i propri prerequisiti funzionali come motivazione di comportamento degli attori. Per dirla altrimenti, il segreto di qualsiasi socializzazione efficace è far sì che gli individui desiderano fare ciò che occorre affinché il sistema sia in grado di riprodurre se stessi.
e qui apro un filone che non potrò sviluppare per il tempo che abbiamo, cioè come tutto il nostro sociale non è assolutamente interessato a far accadere ciò che serve al sistema stesso di esistere. Perché essendo collocato, proiettato in una dimensione spazio-temporale che esclude la storicità oggettiva del singolo soggetto, e questo viene anche fatto passare per libertà, possibilità di superare le barriere, apertura nuova a tutto, in realtà ciò che si produce, dicono un po' tutti questi autori, è lo scardinamento, lo sganciamento del soggetto dalla sua, diciamo, contingenza reale, quella nella quale vive. Infatti il soggetto si ritrova in una dimensione immaginaria, altra, non coincidente con la realtà in cui vive. Un aspetto che è correlato con questo sganciamento spazio-temporale è per esempio quello che sempre Bauman dice al tempo stesso, lo dice in queste parole, insomma, con tante altre cose. Allora, al tempo stesso un simile coordinamento tra prerequisiti di sistema, motivazione delle persone, deve necessariamente promuovere la dilazione, soprattutto privilegiare il precetto del rinvio e della rinuncia alla gratificazione sacrificando le ricompense specifiche immediatamente disponibili. In breve vi sintetizzo il pensiero in questo passaggio del consumo dunque sono, Bauman ci dice che la dispercezione temporale è funzionale al sistema consumistico. È funzionale al sistema consumistico perché il sistema consumistico in cui noi viviamo non presuppone la possibilità di rinviare il consumo degli oggetti che il sistema desidera che noi consumiamo. Allora, creare dei soggetti scollati temporalmente, spazio-temporalmente, dalla realtà in cui sono, è molto funzionale a un sistema in cui, appunto, si stimola, si ha bisogno di stimolare un destino di consumatore. Questo è il libro che tratta questo tema, il consumo dunque sono, e quindi porta in questa dimensione. E, dicevo un altro punto, quindi dimensione spazio-tempo alterata, tutto diventa relativo. Sapete che un altro tema molto importante è questo della relatività a tutti i livelli, quindi del valore delle cose, ideologico, eccetera. Se siamo in qualche modo nell'impero della contingenza temporale, life is now, quindi non c'è un passato, non c'è un futuro, c'è un oggi che va preso tutto e così com'è, e questo sistema del life is now ordina la realtà. Internet è estremamente un alleato potentissimo perché appunto permette di superare le dimensioni delle barriere spazio-tempo. Mi chiedevo per esempio cosa sarebbe accaduto se in altri momenti storici la caduta delle Torri Gemelle fosse arrivata a noi come una notizia, magari come accadeva prima dei sistemi informativi che abbiamo da un secolo a questa parte, fosse arrivata non so se mesi dopo, con una nave che tornava dagli Stati Uniti e raccontava che lì due torri erano cadute, la gente era morta, ci sarebbe stato il crollo delle borse, l'angoscia collettiva instillata, attivata dai mass media. Cosa sarebbe accaduto per noi? Sicuramente no, lo stesso vale per i fatti di Parigi di ieri. Se i mass media non ci avessero portato l'informazione in maniera così immediata, subitanea, pesante degli effetti emotivi, e fosse arrivata piuttosto dopo una attenta lettura critica dei fatti, certamente la nostra reazione sarebbe stata altra. Ma c'è libertà in questo? Abbiamo noi potuto scegliere liberamente se e quando ricevere una notizia di questo genere? Capite che non c'è possibilità di mediare procurare un effetto di libertà. Prima accennavo alla dimensione della relazione che a livello, grazie a questi strumenti, internet eccetera, produce un effetto di confusione tra il reale e l'immaginario. E l'effetto più noto è il modo in cui ciascuno presenta sé su Facebook. Sappiamo che non abbiamo mai certezza di chi è veramente il soggetto che troviamo su Facebook. Ognuno presenta l'immagine di sé che ritiene più opportuna. Insomma, siamo anche qui in un'altra dimensione di impero, dall'impero del life is now, quindi dalla dimensione temporale, all'impero dell'immaginario. Immaginario proprio nel senso dell'immagine, attenzione, la foto, ecco, l'immagine nel senso anche letterale della parola, oltre che di una costruzione di sé.
Tutto questo muove, come ho detto più volte, la dimensione dell'emotività e si alimenta sulla dimensione dell'emotività, che voi sapete che è la parte meno libera di un essere umano. Sto dicendo una cosa che può apparire paradossale, perché le emozioni invece vengono, in quanto immediate, vengono ritenute l'espressione più vera di sé. Ho detto la cosa che sentivo, ho fatto quello che ritenevo più giusto. La verità è che questa libertà è apparente, perché è invece quella dell'emotività è l'intero della pulsionalità, e la pulsionalità non è libertà, è la supremazia della dimensione primaria su quella razionale. La scala dei valori, come vi dicevo prima, viene misurata sulle emozioni, e abbiamo qualcosa che ci dice che questa capacità dell'essere umano di rispondere in maniera così forte e non libera, perché qualcosa agisce a livello profondo, non a livello del razionale, fa sì che l'internet sia diventato, o i sistemi mediatici in generale, mediatici, il più grande alleato del mercato. Il mercato è assolutamente interessato a questo meccanismo che elimina la dimensione spazio-temporale, attribuisce all'emotività, alle emozioni, la scala valoriale, la ricava dall'emotività, e anche qui Bauman, ma forse è meglio che lo lascio, visto che il tempo vola, ci dice delle cose, lo lascio, poi se ci sarà tempo ne faremo. Mi fermo semplicemente con una riproposizione, ci sono tornato più volte su questo concetto, della velocità, che è l'attributo più grande, ovviamente c'è anche la dimensione della quantità di informazioni che troviamo su internet, ma camminano insieme velocità e quantità, come il peggior nemico della verità. Perché il peggior nemico della verità? Perché la verità richiede un tempo di elaborazione, e l'accesso immediato alle informazioni invece altera la dimensione del tempo, e quindi non crea lo spazio per la interrogazione e la riflessione, che è la base per un'ipotesi di libertà. Mi fermo su questo, poi magari se ci sarà tempo vado a Zizek e agli altri, visto che ho preso troppo spazio. Grazie. Grazie professore, riserviamo magari a dopo uno spazio di dibattito. Passo la parola a questo punto a Francesco Caudullo. Bene, grazie. Anche io ho passato, come tutti voi immagino, tutta la notte fissando lo schermo del televisore, controllando anche internet, stando attento alle notizie così come venivano fuori, così come venivano formulate, così come venivano in qualche modo rappresentate. Fra l'altro, proprio oggi noi ci ritroviamo a parlare di un tema importante quale il controllo, la libertà e il controllo nella rete, e quello che è accaduto ieri fornisce numerosi spunti di riflessione che intendo anche in qualche misura poi mettere in campo e magari discuterne con voi e anche con voi, anche perché comunque è vero, esiste un controllo che ha delle potenzialità straordinarie, però vi sono delle cose che lasciano perplesse, sia per quanto riguarda la modalità con la quale questo controllo viene esercitato, soprattutto il riferimento al soggetto di controllo che dovrebbe esercitare questo controllo, e questo io sono fortemente convinto avviene per conto di terzi e nell'interesse comunque di un potere che è estremamente complesso, articolato e del quale discuterò. Sicuramente lo Stato non è un soggetto, è un soggetto controllore, ma non è un soggetto che controlla di per sé. Lo fa per altre motivazioni, lo fa perché dentro è implicato in una serie di relazioni, di rapporti che rimandano ad interessi altri e che quindi portano e spostano l'urgenza e la necessità del controllo verso altre cose. Non dimentichiamo che la comunicazione è l'aspetto più importante
che riguarda la nostra società. Comunicazione in un'accezione molto ampia, attenzione, perché comunicazione non intendo l'utilizzo di un semplice social network e così via, ma comunicare e la comunicazione sono fondamenti essenziali, importantissimi, sui quali noi dobbiamo riflettere con molta attenzione. Ne parlerò anche perché necessariamente, intervenendo sul controllo, riprenderò questo aspetto. Poi mi viene da fare una considerazione preliminare prima di entrare dentro la mia analisi, che in qualche modo comunque è stata alterata da ciò che è successo ieri. La scaletta la manterrò, mi manterrò sui temi che ho concordato con gli organizzatori di questo evento, però mi preme fare anche una mia considerazione inizialmente sul web, sulla ragnatela, la rete di internet. Anche perché a mio avviso vi sono numerose azioni di stigmatizzazione nei confronti della rete. Ora, io non sono un misoneista, non ho paura delle novità, ma sono uno che però sta molto attento al nuovo, ci riflette, ragiona e comunque da tempo sono un fruitore, come quasi tutti voi, della rete. E considero la rete un ambiente, ma non in un'accezione tecnica quale quella degli informatici, proprio in un ambiente, proprio nel termine più semplice, più comune, nella sua accezione più comune, un ambiente nuovo, un ambiente diverso rispetto a quello che solitamente abbiamo vissuto, e sicuramente un ambiente strano, perché ha delle caratteristiche di atemporalità che ha citato poco fa il professore Lo Castro, che comunque in un certo senso hanno delle implicazioni anche su di noi e comportano e implicano un mutamento antropologico che a mio avviso però è già in atto a prescindere dalla rete. E comunque io penso che la rete fondamentalmente sia il più grande strumento di comunicazione che abbiamo in questo momento e non possiamo non tenerne conto. E la comunicazione è qualcosa che ci mette in relazione, che crea dei contatti. Ora, non è importante i contatti così come avvengono probabilmente, però anche dei contatti che avvengono in un campo astratto, in un ambiente diverso rispetto all'ambiente nel quale siamo stati abituati a muoverci, a vivere, hanno sempre un ritorno su di noi che implica anche delle conseguenze sul reale. E quindi anche qui non me la sento di stigmatizzare la rete e accusarla per la sua astrazione. Tra l'altro l'astrazione è anche una cosa importante, voglio dire, perché si può essere concreti ad arrivare a concretezze anche partendo dalle astrazioni. Molto spesso molti dei ragionamenti, molte delle nostre riflessioni, molte delle nostre speculazioni partono appunto da delle capacità di astrazione non secondarie. La comunicazione, dicevo, mette in relazione gli uomini, è anche un elemento che riduce la complessità, e il web è un ambiente limitato che ovviamente diventa uno spazio che viene sottoposto anche a un'ingerenza, a un'azione da parte del potere. Il potere è un potere che non può prescindere dalla comunicazione. Lo diceva Luhmann in un testo di più di 30 anni fa, Potere e complessità sociale, e nel quale ci faceva capire che il potere non solo non può essere identificato nei singoli o in un soggetto, ma è più ampiamente generato da simboli e opera nella società come mezzo di comunicazione. Questo è un aspetto molto importante, perché noi abbiamo ancora un'immagine, un'idea del potere legata a quello del potere sovrano, che c'è stato ma non è più attuale. Il potere è una serie di relazioni. Da questo punto di vista le ricerche di Michel Foucault sono state straordinarie, perché hanno messo in luce una natura, un'essenza del potere assai articolata e complessa, che non poteva essere più individuata in quella di un singolo soggetto. Il potere non usa la forza, il potere non è coercitivo, ma riesce attraverso la comunicazione, ma attraverso una comunicazione che
riguarda le parole, le cose, i saperi, a creare un lessico che viene interiorizzato da ciascuno di noi e che diventa lessico nostro e fa sì che molto spesso il potere riesca ad ottenere ciò che vuole in maniera indiretta. Non ha bisogno di dare ordine in partire. Questo era il presupposto della società disciplinare che è stata superata, attenzione, ma per quanto riguarda la concezione del potere, mi sento di considerarlo nei mutamenti che ovviamente vi sono ancora fondamentale e imprescindibile. Michel Foucault parlava, ma l'ha fatto anche Gilles Deleuze, l'ha fatto anche Agamben, di dispositivo del potere, ed è importantissimo pensare e interrogarsi anche riguardo alla rete sui dispositivi del potere, cioè su tutte queste realtà che sono realtà apparentemente scollegate tra loro, ma che stanno in relazione e che determinano appunto quel dispositivo che permette al potere nel suo complesso, nel suo essere sistema, di poter essere espresso a prescindere dal singolo. Questo è un aspetto molto importante, perché un dispositivo permette un controllo sociale basato su una popolazione che è ridotta alla quiescenza. Un dispositivo funzionando riesce a creare individui autoregolatori di se stessi, che in qualche misura attenua anche la necessità del controllo. E poi, voglio dire, un altro aspetto importante: il dispositivo non è sempre relazione aperta con il soggetto, con l'individuo. Anzi, qua voglio riprendere Agamben, noi abbiamo superato un tempo in cui esisteva un rapporto tra individuo e dispositivo, che era il rapporto di soggettivazione, parlava Agamben, un rapporto di tipo simbiotico, nel quale comunque veniva tutto interiorizzato al soggetto, in qualche modo poi rappresentava in simbiosi anche i dettami, gli interessi, le logiche del sistema di potere. Oggi ne siamo in una fase, Agamben ha ragione, diversa. Siamo dopo la simbiosi, dentro la fagocitazione del soggetto, dell'individuo all'interno del dispositivo, che è un po' il discorso, però articolato in maniera diversa, che e anche forse in maniera più profonda lo fa Agamben, che si stava facendo prima. Siamo dentro una società che non è la società di controllo pienamente, non siamo più nella società disciplinare, ci sono delle osservazioni che mi sento di fare, cioè almeno tre osservazioni che forse sono anche più propriamente dei rilievi, che poi magari possiamo, se lo vorrete, discutere insieme. Innanzitutto, io sono convinto che esista una relazione di subordinazione oggi del controllo al capitale, e ne parliamo. Seconda cosa, il controllo riguarda solo in misura limitata l'individuo in ragione del suo essere autoregolatore di se stesso, perché molto spesso l'azione dell'individuo, e questo avviene tanto nelle pratiche di tutti i giorni, nella cosiddetta vita reale, quanto nel web, avviene in conformità comunque col sistema del potere. E terzo aspetto, esiste un problema lessicale molto importante a mio avviso, cioè il linguaggio che adottiamo solitamente, ma che viene adottato anche da chi si vuole contrapporre al controllo o al sistema di potere, è il medesimo del soggetto di potere. E da qui poi farò una citazione anche su una cosa molto importante che ha detto Deleuze a proposito. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè il controllo nella rete rientra dentro le pratiche di dominio finalizzate all'accrescimento del capitale attraverso processi di privatizzazione, vendita intellettuale, informazioni capillari, ne parlerà subito dopo sicuramente parlando di capitalismo cognitivo il relatore che mi seguirà.
E vi è una subordinazione anche sull'esercizio del potere da parte dello Stato a quello che è il fine ultimo del controllo, dell'accaparramento, della catalogazione, della classificazione da parte dello Stato, ad esempio. Non faccio l'esempio dell'impresa, ma proprio dello Stato, perché ci fa capire veramente come siamo dentro un mutamento, dentro una situazione di transizione non ancora definitiva. Ed è un mutamento del capitalismo che il capitalismo è di per sé un sistema mutante, mutabile, è un sistema che muta le cose, ma è anche ascritto dentro il mutamento dello Stato, e che ha origine dentro quella che è da una parte la fine del grande compromesso che era stato alla base dello Stato sociale nel quale siamo vissuti tutti quanti, quello tra grande dimensione industriale di tipo fordista e politiche keynesiane, e l'esigenza da parte del capitale di liberarsi, affrancarsi da quello che era creare il capitalismo, creare capitale dal surplus di produzione, perché vi erano nuove forme, o comunque la produzione passava in secondo ordine rispetto a nuove prospettive e nuovi scenari che il capitalismo ha aperto. Prima tra tutte la finanziarizzazione, il famoso passare dal denaro, merce, denaro, a direttamente denaro e denaro, e questo non è stato senza conseguenze, perché lo Stato si è ritrovato a mutare la propria azione di potere, l'esercizio, ciò che rappresentava per quanto riguarda il sistema di potere. Lo Stato ha dovuto inizialmente fare un'azione di doping sociale per mantenere tutta una serie di misure di tutela, poi è stato investito pienamente dall'ondata neoliberista fino a diventare uno stakeholder dentro delle relazioni che non sono di governo, ma sono di governance, che lo sottopongono ad altre realtà che gli stanno sopra, neanche sta in rete, che lo sovrastano, che sono le istituzioni della globalizzazione, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, la Federal Reserve, la stessa BCE, per fare un esempio. E questo è quindi importante da capire, anche perché ci spiega come mai poi ci ritroviamo ad avere un soggetto controllore che è controllore per conto di terzi, come dicevo. La seconda considerazione, cerco di essere quanto più rapido possibile, sì, sono nei tempi, lo so, ne sono consapevole, e parlavo io poc'anzi del fatto che gli individui sono autoregolatori di se stessi. Ebbene, non lo sono nelle stesse modalità in cui lo erano quando era in auge la società disciplinare, perché da un lato c'è, l'ho detto, un cambiamento antropologico in atto, c'è anche un edonismo dell'individuo, l'individuo che si pensa come individuo assoluto, assoluto nel senso di affrancato, libero da qualsiasi tipo di relazione, di rapporto con l'altro, che è una cosa molto importante, e che poi ritorna in maniera effimera nelle relazioni senza sostanza molto spesso, e che è nelle forme più evidenti di relazionarsi solo per proporre se stessi in maniera stucchevole, vana, superflua. E sempre in questo punto, voglio dire, la riduzione del controllo, perché, cioè, quando hai creato degli idioti, scusatemi il termine, cioè, li lasci fare comunque. Non spendi tanta energia a controllarli. Mette anche in discussione alcune cose in auge, delle quali si discute da qualche anno. Lo fa anche Bauman, e non sono d'accordo su questo, insieme a David Lyon, il concetto di Banocchi, di Banocticom, cioè questa rielaborazione del Panopticon di Bentham nella nostra società astratta della rete al tempo della modernità liquida, la rete che crea i presupposti per una serie di discriminazioni e di apartheid, diciamo, rispetto a categorie di individui. Cioè, io questo non lo riscontro. Riscontro invece un problema molto serio, che è quello del lessico che accennavo prima. Deleuze scriveva
proprio in un articolo che è stato ripreso in una raccolta pubblicata qualche anno fa, e si chiamava l'articolo "Poscritto sulla società di controllo", non casualmente. Non è il caso di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi. Il problema di fondo è quale ribellione, quale presa di posizione possiamo assumere noi se ci esprimiamo con il lessico di chi ci domina, di chi ci domina. Le armi che escono dalla fabbrica del potere e che noi utilizziamo praticamente fanno sì che il potere sia nelle condizioni di disarmarci in qualsiasi momento. Quello che è importante è iniziare a interrogarci sul mutamento, su che cosa sta avvenendo, iniziare anche a rimettere in discussione tutto ciò che è esistito e che sta mutando, capire il mutamento, mettere in discussione anche il concetto di crisi, perché io non penso che siamo dentro una crisi, noi stiamo vivendo l'estremizzazione, la fase più acuta di questa transizione. La vera crisi era quella che aveva vissuto il capitalismo e che il capitalismo con un grande colpo di coda ha mutato negli anni 70, quando era logico parlare di crisi dello Stato nel capitalismo maturo, come faceva Habermas, come ha fatto Klaus Hoff e tanti autori, come lo stesso Luhmann ha messo anche in discussione in quel contesto. Ma non possiamo ancora oggi speculare, interrogarci, fare ricerca, ma vivere con dei parametri e dei riferimenti che non ci aiutano a decifrare il nostro contesto. Ed è questo il punto più del controllo sul quale vi invito a riflettere e a ragionare. Ed è su questo che spero si possano muovere le future riflessioni, le attività di ricerca, e di una ricerca che non sia autoreferenziale. Questo è importantissimo, perché noi ci siamo in un certo momento incartati e abbiamo anche ceduto al lessico dominante proprio perché ci siamo fatti imbrigliare dentro l'autoreferenzialità dei saperi disciplinari, dentro gli steccati e gli ambiti delle discipline. Non sappiamo più interagire. La rete da questo punto di vista può essere un grande spazio, un nuovo spazio, uno spazio diverso all'interno del quale criticamente, con strumenti diversi rispetto a quelli che vengono messi e vengono posti in essere dal potere, possiamo iniziare comunque anche a interrogarci e farlo parallelamente all'interrogazione che avviene tutti i giorni e che è concreta e che ci riguarda. E riguarda ognuno di noi. Grazie. Grazie Francesco. Naturalmente anche per questo intervento ci riserveremo di approfondire le criticità che poi. Passo la parola quindi a Giorgio Grizzotti. Buongiorno, buonasera, grazie di avermi invitato, di essere venuti. Dunque, innanzitutto volevo parlare un attimo anch'io di quello che è successo ieri sera, e sono d'accordo, siamo sotto l'impero delle emozioni, che d'altronde è l'impero con il quale secondo me il capitalismo cognitivo ci governa per una buona parte, e questa emozione devo dire l'ho vissuta in prima persona, ero qua e a ascoltare e a partecipare alla conferenza di Renato Curcio, quando a un certo punto sento una vibrazione e il mio smartphone mi contatta, guardo e effettivamente dalla mia famiglia mi scrivono, visto che abito a Parigi e sono a 100 metri dal Bataclan, però a quel momento lì non sapevo cosa stava succedendo, mi scrivono c'è una sparatoria al Bataclan. E quindi è chiaro che dal punto di vista emotivo poi si sono susseguite tutta una serie di messaggi, a parte su quello che stava succedendo, ma di tantissimi amici che con i vari canali multimediali che uno smartphone oggi permette mi chiedono ma stai bene, ma come va, cosa sta succedendo. Non sapevano che io ero a Catania, perché io non concedo a Facebook di geolocalizzarmi. Ma la cosa più curiosa che nemmeno io avevo visto
su Facebook, che a un certo punto Facebook mi dice: ma ci sono 40 dei tuoi amici che sono nella zona di pericolo dell'attentato a Parigi e di cui alcuni si sono segnalati come salvi. Questo Facebook è un'iniziativa di qualcuno che ha aperto una lista su Facebook in cui sulla base della geolocalizzazione viene fuori una lista in cui tu sei nella zona di pericolo e quindi ti puoi dichiarare salvo oppure no. E io stesso poi verso le 2 di notte, perché tutti abbiamo passato una notte un po' agitata, un amico mi scrive da Berlino, dice: come stai? E dico: sto bene, sono a Catania. E dopo 2 minuti mi dice: anche tu sei salvo, perché il mio amico aveva informato Facebook che io ero salvo, quindi non ero nella zona di pericolo. Questo è solo per introdurre, vista l'attualità e rispetto all'attualità, i livelli di informazione, ma anche di controllo che questi media di cui adesso, poi tornando un po' su quello di cui volevo parlare, danno. L'altro punto, rispetto sempre ai fatti di Parigi, senza entrare troppo nell'aspetto emotivo, io ci avevo già riflettuto un po' alla situazione globale, vivendo oltretutto a Parigi e avevo già vissuto molto da vicino anche l'attentato precedente, che aveva delle caratteristiche gravissime ma diverse e relativamente, tra virgolette, meno inquietanti. Ma e nella mia riflessione, secondo me, quello che è successo ieri e stanotte è qualcosa che, a mio parere, mette molto più in chiaro che siamo noi le vittime di due politiche di distruzione che si stanno affrontando. Qualcuno dice, c'è un ricercatore che ha scritto un libro che parla di necropolitica, perché non dimentichiamo che da un lato l'Occidente, nel caso specifico la Francia, sta agendo militarmente, bombardando. E dall'altro lato, effettivamente, quello che è successo a Parigi è un atto di guerra di orrore di grande gravità. E io, nella mia riflessione precedente, avevo detto che di queste due necropolitiche, gli atti simbolici o le armi simboliche che oggi si affrontano sono, da un lato, le persone che si fanno saltare, i kamikaze, come è successo per la prima volta a Parigi, perché neanche nel fatto di Charlie Hebdo non c'erano cinture esplosive. E questo è l'arma, di una delle due politiche di distruzione che ha questo riferimento integralista arcaico. Ma dall'altro lato, l'arma simbolica di quello che io chiamo il capitalismo cognitivo, ma insomma il capitalismo attuale, possiamo dire anche digitale, è i droni. Ho visto recentemente un film non molto bello, ma molto interessante, perché fa vedere veramente in maniera scientifica come funziona realmente e come in una base nei dintorni di Las Vegas ci sono delle persone, con una catena di comando ovviamente, che con gli utensili, la cassetta degli utensili dei videogiochi uccidono con i droni, con i missili Hellfire a 10.000 km di distanza o 8.000 km di distanza. Quindi mi sembra simbolico questi due atti, il kamikaze e il drone che uccide a distanza e che cambia l'etica della guerra, come è sempre stata esistita nell'umanità, mi sembrano simbolici di queste due politiche di distruzione di cui le vittime siamo noi. Adesso vorrei riprendere quindi un attimo quello che avevo intenzione un po' di dire sul tema di base, e quindi sulle reti, ma già nelle cose che ho detto, insomma, le reti c'entrano e la tecnologia c'entra.
E io pensavo di, grosso modo, di parlare innanzitutto su due aspetti. Il primo è qual è il contesto, forse perché senza voler entrare nei dettagli tecnici, ma però mi sembra importante dire qual è il contesto del web e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione oggi. E il secondo è quello, quali sono le dinamiche politiche e sociali che si manifestano in questo contesto. Allora, sul primo punto, direi che il titolo che è stato utilizzato è quello del web, no? in questo convegno. Io sono convinto che il web era in realtà è stato usato per dire per significare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è vero che il web è questa entità enorme, proteiforme, nel quale si può saltare da un punto all'altro con l'ipertesto e l'ipermedia. Però io penso anche che oggi il contesto di queste tecnologie è cambiato, nel senso che non c'è più solo il web. C'è qualcosa che io ho chiamato e ho definito il bioipermedia. Allora, il bioipermedia è una parola che viene fuori, e quindi mi ricollego a quanto diceva, che è una parola che viene fuori dall'assemblaggio di bios, cioè vita, e biopolitica, che era diciamo questo concetto sviluppato da Foucault, come la politica raggiunge ciascuno di noi, e l'ipermedia, cioè questo modo di passare, di saltare da un punto all'altro della conoscenza dei media attraverso le nuove tecnologie. Ecco, cos'è l'ipermedia? Allora, forse il modo più semplice di spiegarlo è di come mi è venuto in mente a me dal punto di vista proprio pratico. Io 12 anni fa o 13 anni fa mi sono ritrovato nel lavoro, mi sono ritrovato tra le mani un apparecchietto che non avevo mai visto, più o meno sì, c'erano quelli che si chiamavano i personal digital assistant, erano delle specie di agendine, ma per la prima volta questo apparecchietto aveva dentro anche una carta SIM, quindi faceva anche da telefonino, e si chiamava Pocket PC. In realtà era il sistema era di Microsoft, perché infatti si chiama PC, Pocket PC, e c'era una specie di Windows, e faceva tutte e due le cose, sia calcolatore che telefonino. E benché fosse molto qualcosa di molto rudimentale rispetto a quello che abbiamo oggi, mi è venuto in mente che in fondo tenevamo in mano un apparecchio che aveva la stessa potenza di un personal computer di 5-6 anni prima, però che stava in una mano, ma che nello stesso tempo permetteva di comunicare, e questo mi è sembrato un salto di qualità. Infatti poi è arrivato l'iPhone e in generale gli smartphone, e l'idea è che finalmente arriviamo a un incontro di internet con i corpi, con i sistemi nervosi, con le nostre emozioni, ed è qualcosa che cambia completamente rispetto all'epoca dei PC. Cioè, noi sui PC cosa facevamo? Ci prendevamo, anche quando si poteva connettersi a internet con un modem, prendevamo, accendevamo il PC, ci volevano a quell'epoca un minuto, poi si faceva la connessione a internet, poi ci si mette a lavorare e al limite appunto anche a navigare su internet con la velocità che era permessa all'epoca, però grosso modo era uno strumento, soprattutto l'office automation, il Word, queste cose di word processing, le tabelle, così, una cosa che ci occupava dal punto di vista razionale, una mediazione sulla videoscrittura, una mediazione su quelli che lavorano nei progetti per fare della pianificazione, quindi delle cose che riguardano la razionalità, la sequenzialità, eccetera. Mentre con uno smartphone, o con un tablet, o con tutti questi dispositivi di cui disponiamo oggi, l'interazione non è più così razionale, l'interazione avviene con tutti i nostri sensi, l'interazione interviene col nostro sistema nervoso, e da questo punto di vista quindi l'interazione, l'integrazione fra l'uomo e la rete cambia di paradigma rispetto al PC e rispetto ancora all'epoca precedente. E quindi cito una cosa che avevo scritto per una rivista, dice: biopermedia è l'attuale
dimensione della mediazione tecnologica e dove una nuova generazione di dispositivi mobili si affianca ai media tradizionali, alla generazione dei desktop, nel disegnare e plasmare l'esperienza del quotidiano e del quotidiano di vita, in cui la vita intera diventa, l'intera esistenza è coinvolta nelle reti, nell'iperrealtà. E questo modifica completamente il nostro rapporto con la realtà. Infatti il PC, come dicevo prima, forse interagiva, il professore mi corregge, interagiva col nostro emisfero sinistro, che è quello un po' più della razionalità, mentre lo smartphone con il destro, che è quello che gestisce molto di più le emozioni. E questa nuova sfera ipermediatica quindi non solo compendia tutti i media preesistenti, ma nel momento in cui appunto sovrappone integra lo spazio-tempo materiale con quello delle reti, ma le interazioni e, come diceva ieri anche Curcio, quando diceva ma possiamo mettere anche dei chip, dei microchip sotto pelle, quello che in certi posti di lavoro stanno facendo, diventa qualcosa per cui alcuni ricercatori, io pensavo a Rosy Braidotti, che poi è anche una femminista, dice un avvento di un postumano, in cui una specie di, come dire, di nascita di un cyborg, in cui le macchine e l'umano, la distinzione fra le macchine e l'umano non è più così netta, no? E la citazione dice la pressione, e vedrete che ritroverete alcune cose che stavo dicendo, queste tra i dotti, la pressione principale della seduzione microelettronica è in realtà neurale, in quanto mette in primo piano la compenetrazione della coscienza umana con la complessiva rete elettronica. Le attuali tecnologie dell'informazione e della comunicazione esteriorizzano e duplicano elettronicamente il sistema nervoso umano. Ecco, questo, dopodiché io poi non sono tanto d'accordo sulle conclusioni politiche a cui arriva Braidotti, che dice, vabbè, comunque il postumano si darà un'etica migliore di quella che è dell'uomo. Mi sembra che nulla sia scontato e che purtroppo anche dagli ultimi avvenimenti le cose non stanno andando in questo senso. Una conferma e un'estensione, e qua riprendo anche qui un po' quello che è stato detto ieri sera, di questo biopermedia è questa nuova estensione che gli americani chiamano Internet of Things, Internet delle cose, Internet degli oggetti. E qua mi sembra appunto che passiamo ancora al di là dal punto di vista del controllo e del funzionamento della società, di quello che era, dicevo, il biopermedia, perché anche le cose attorno a noi in qualche maniera cominciano a interagire. Avevo trovato, cerco di passarmi rapidamente, quattro punti appunto in cui queste interazioni diventano problematiche e importanti. Il primo, questo nuovo complesso che è l'ipermedia, l'internet delle cose, l'internet degli oggetti, è importante nel senso che poi possono diventare strumenti ulteriori di controllo, ma come dicevo anche ieri sera, possiamo vedere che c'è anche un'altra strada che mi sembra importante, che è l'unica strada che oggi potremo percorrere se vogliamo uscire da questa tenaglia in cui stiamo per essere chiusi fra queste due politiche di distruzione. Questo è poi l'obiettivo che mi do in questa piccola presentazione. Allora, i quattro punti sono: uno, la fine della privacy. Allora, vabbè, la privacy è anche un concetto sicuramente borghese, ma come dice Curcio, però poco importa, nel senso che anche se adesso teniamo spento lo smartphone, non ci connettiamo, non usiamo le carte di credito, e non importa, ormai ci saranno, visto ci sono già 38 miliardi di oggetti connessi nell'universo, siamo solo all'inizio di questo fenomeno. Ci saranno talmente tanti oggetti connessi nell'universo per cui la privacy è praticamente non ci possiamo più contare, da cui poi tutto quello che può derivare e che è stato denunciato per esempio sulla NSA e i modi di
seguire e in qualche maniera di tracciare il percorso di ciascuno di noi. Il secondo aspetto che è una derivazione e che richiama anche questo qualcosa che è stato evocato ieri sera, e Curcio diceva la colonizzazione degli spiriti, delle anime, delle menti. Io preferisco chiamarla la prescrizione di soggettività. Con l'internet degli oggetti o l'internet delle cose, questa prescrizione rischia di diventare ancora più importante. Ci sono degli esperimenti che sono un po' sul paradossale, sul ridicolo, ma di ricercatori anche italiani che vanno a presentare degli esperimenti in cui degli oggetti, per esempio nel caso ne ho visto uno che erano dei tostapane, sono modificati in modo da comunicare tra loro in rete e da protestare se non sono usati sufficientemente. E quindi è un altro modo per cui noi ci dovremo domani, nella logica del consumismo imperante, non solo saremo spinti a comprare le cose, ma dovremo essere anche degni di quello che le cose pensano di noi in questo tipo di ottica. Io penso che invece, e voglio dare quindi, perché ieri ho criticato un po' una visione che mi sembrava un po' chiusa, un po' a senso unico, un po' negativa, voglio dire che invece ci sono delle possibilità anche con queste tecnologie. Innanzitutto ricordo che internet è ancora oggi, benché minacciato, è un bene comune, cioè che Tim Berners-Lee, quando ha ha inventato il web, si è battuto perché non ci fossero degli accessi differenziati in proporzione di quanto uno paga per usare il web, cioè quella che oggi viene chiamata la neutralità della rete e che peraltro è rimessa in qualche maniera in discussione anche dalle leggi europee. E io penso che questo dovrebbe essere possibile anche per il via per media e l'internet delle cose, cioè fare di questa tecnologia qualcosa che rende quello che è attorno a noi un bene comune. Ad esempio, non lo so, adesso poi ognuno può sviluppare un po', mi è venuto in mente che per esempio possiamo creare dei concetti che fanno parte dell'internet delle cose, per cui possiamo noi andare a vedere se ci sono dei punti di inquinamento, segnalare le zone pericolose. C'è dei ricercatori che lavorano, che sono molto vicini al movimento del free software e di Linux, che lavorano in questo senso, che lavorano per trovare una tecnologia open o free che permetta di usare l'internet delle cose per usare tutto quello che ci sta attorno, un bene comune, e non una tecnologia proprietaria in cui le cose ci controllano o comunque siamo spinti a comprarne. Ecco, questo mi sembra molto importante, e molto importante in generale sulle tecnologie. Le tecnologie non sono neutre, non sono a favore o contro, ma è l'uso politico che conta. Ed è vero che c'è un uso politico dominante da parte di Google, Amazon, Facebook, eccetera, 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 che collabora oltretutto con le centrali di spionaggio americane o europee, poco importa. Ma è anche vero che queste tecnologie si prestano a costruire qualcosa di nuovo. E questo mi sembra importante, questo mi sembra il punto centrale. Ecco, l'ultima cosa è sempre su questo, poi non so se il tempo ce n'è ancora un po', ecco, l'ultima cosa su questo aspetto del via per media è un po' sull'automatizzazione della società. Adesso non è proprio esattamente nel tema del convegno, ma anche ieri si è parlato molto della robotizzazione. Gli iPhone 6 per esempio sono costruiti oggi da Foxconn, che è il grande costruttore taiwanese, cinese, che ha 1.300.000 dipendenti, operai, eccetera, eccetera, però gli iPhone 6 sono costruiti dai robot che si chiamano Foxbot, e che sostituiscono gli operai. Però c'è un'automatizzazione che oltretutto l'internet delle cose più ovviamente faciliteranno e allargheranno, e che crea un incremento di produttività che, gestito come oggi dal capitalismo finanziario, non fa altro che creare disoccupazione e precarietà. Ecco, questa è la cosa appunto negativa, no? Di cui si parlava ieri sera, e secondo me le cose continueranno, almeno dal punto di vista
della governance continueranno in questo senso qui. Però anche qua c'è un'opportunità, in fin dei conti, perché se noi ci possiamo liberare del lavoro grazie ai robot, beh, potrebbe essere la grande occasione, Saro ne parlava ieri sera, la grande occasione di dire, va bene, visto che voi ci sfruttate quando noi scriviamo su Facebook, quando noi qualsiasi cosa facciamo sulla rete viene usata, viene trasformata in dati e in qualche maniera in denaro per la pubblicità e altro. Tra l'altro segnalo, tu parlavi del linguaggio, no? Segnalo un piccolo dettaglio del linguaggio, il mondo e il linguaggio, no? Un piccolo dettaglio, non so se ve ne siete accorti, ma l'azione di Google nella borsa, nel Nasdaq, nella borsa americana, non si chiama più Google, si chiama Alphabet. Ecco, questo per dire l'importanza che il linguaggio ha nelle corporation che ci controllano e che guidano bene o male un po' il mondo. E quindi penso che, per tornare all'automatizzazione, che sarebbe, che è una grande opportunità di battaglia politica per il reddito universale, per il reddito sociale garantito, visto che non ci sarà più il lavoro per tutti, che non comunque in ogni caso il modello dello sviluppo del PIL è finito, perché sennò distruggiamo la possibilità di vivere sulla terra. Credo che la lotta da fare, la prima lotta da fare che mi viene in mente, non è quella di distruggere gli smartphone, ma di battersi per il reddito universale. Ecco, poi sulla società del controllo automatico anch'io avevo in mente e citavo questo scritto che dà un po' credo che sia stato il primo forse a parlare di società del controllo, scritto di Postscriptum di Deleuze. E poi credo che anche Negri e Arti in Impero ne hanno parlato, ho messo una citazione nel mio documento, se non è importante. Ecco, io credo che il controllo automatico, perché questo tipo di controllo di cui parlavamo, di cui i dispositivi sono ormai nelle tasche, sono addosso a ciascuno di noi, che questo controllo è usato dal capitalismo, è indispensabile al capitalismo cognitivo, perché non hanno altro modo per tenerci sotto controllo. C'è una tale, direi, eccedenza di produzione, no? E d'altronde loro stessi, i loro politici lo dicono. C'è una cosa che ho messo nel libro che ho scritto e che parla di Draghi quando parla delle elezioni italiane, a un certo punto, 2-3 anni fa, quando c'era un momento di incertezza con la fine di Berlusconi, e dice: ma non importa quello che succede alle elezioni italiane, tanto tutto funzionerà con il pilota automatico, e quindi è questo quello che hanno in testa. Loro sanno, ma questo non riguarda solo l'Italia, la Grecia o il Portogallo, riguarda il mondo intero. C'è un pilota automatico con cui ci guidano, per cui sinceramente le elezioni, e purtroppo la lezione della Grecia quest'estate lo conferma tristemente, le elezioni democratiche che avevano, chiamiamo, un vero senso di democrazia forse 40-50 anni fa, oggi temo che la possibilità di cambiare il corso delle cose, di riformarle, sia molto difficile. Insomma, questa abbiamo le dimostrazioni. Loro hanno il loro pilota col controllo automatico. Allora, questo pilota col controllo automatico funziona in realtà con pochissima gente. Nel movimento Occupy indignato dicevano 99%, 1% l'oligarchia, e siamo tutti d'accordo anche sul fatto che c'è un'oligarchia finanziaria, tecnologica, eccetera, eccetera. In realtà però le statistiche dicono che, visto che oggi come oggi la conoscenza tecnica diffusa, no, il general internet delle tecnologie è molto diffuso, soprattutto nelle nuove generazioni, io sono caduto nel pentolone da piccolo, ma è un'altra storia, è che solo il 10% di quelli che hanno quelle conoscenze tecniche sono pagati all'interno del sistema, mentre il 90%, che siano hacker, geek, nerd, chiamateli come
come li volete, e in realtà sono al di fuori del sistema e producono e hanno prodotto, è un modello, è un vero modello quello che hanno creato, quello del free software, che a me sembra un modello che dà molte speranze, anche se poi lo sappiamo che il capitalismo è una tecnologia di potere, diceva Foucault, e come tecnologia di potere quello che sa fare è recuperare, no? E recuperare tutto, quindi anche il free software in parte è stato recuperato. Adesso, quasi tutti i telefonini, gli smartphone che ci abbiamo in tasca, in realtà contengono il codice del free software, perché che sia con Unix nel caso di Android, o che sia con Linux nel caso di Android, o con delle versioni Berkeley di Unix nel caso di Apple, è da lì che sono partiti queste corporation. Non è che hanno inventato a partire da zero, l'unica che ha inventato a partire da zero un sistema per far funzionare i telefonini è l'unica che ha fallito e si chiama Microsoft, come dite voi, scusate. Ecco, quindi il free software è un enorme movimento che è in parte, che è recuperato, ma che ci indica dei modi di produzione del comune, non solo dei beni comuni, del comune, del fare assieme, del fare tutti assieme, che è un'indicazione molto importante e che mi sembra oggi come oggi si allarghi ad altre aree che non sono solo questa tecnologia, si allarga ad aree della biogenetica, si allarga alla micropolitica che sorge un po' dappertutto, insomma la palestra lupo è un'espressione di autonomia che non è che emerge in qualche maniera. Io ho citato, lo cito spesso perché mi sembra un po' più avanzato, o forse è stato una delle prime, questo movimento delle cooperative integrali, soprattutto in Catalogna, dove effettivamente c'è un modo di produrre, di vivere, di lavorare che cerca veramente di estrarsi dal comando del capitalismo cognitivo. Ecco, quindi questa è un po' perché, ecco, per finire, no? Il capitalismo cognitivo in realtà nasce dal capitalismo industriale. Allora, il capitalismo industriale mi sembra una cosa importante da dire. Il capitalismo industriale alla fine ha vinto, no? Negli anni 70 ha vinto la battaglia contro la classe operaia. Infatti la classe operaia esiste, ma non è più centrale, esiste soprattutto in Cina, esiste anche da noi, eccetera, eccetera, ma non è più centrale. Quindi è riuscito in questa operazione di precarizzazione, di desalarizzazione. In Italia addirittura è all'avanguardia con i Job Act, mi sembra che sono riusciti a fare passare fino in fondo questa manovra. Però, come dice un economista, Cristian Marazzi, c'è una specie di nemesi storica di questo capitalismo, perché desalarizzando, rendendo tutti precari e disoccupati, in realtà ha tagliato un po' il ramo su cui stava seduto il capitalismo, perché oggi lui dice di vivere col consumismo, l'aumento del PIL, ma chi può comprare se siamo tutti precari e disoccupati? Quindi è un sistema che non ha un suo equilibrio. Questo mi sembrava importante da dire, come mi sembrava importante da dire anche come ultimo punto, che non credo, mi sembra importante perché ci sono un po', io quelli li chiamo un po' dei falsi profeti, soprattutto negli Stati Uniti, che cominciano a scrivere, ce n'è uno che si chiama Rifkin e un altro che si chiama Mason, e che scrivono dei tomi da 500 pagine che sono venduti a milioni di copie, così, e dicono, ma sì, non c'è da preoccuparsi perché bene o male fanno un discorso che è molto simile a quello che sto facendo, tanto c'è la sharing economy, tanto il capitalismo muore da solo perché tutto viene condiviso e quindi non ci sarà bisogno di fare delle lotte, finisce da solo il capitalismo. Ecco, questo è quello che dicono questi signori e secondo me è profondamente fuorviante, innanzitutto per quanto riguarda la sharing economy, cioè abbiamo visto, no? Airbnb ci fa diventare tutti degli affittacameri, c'è quell'altro che si chiama Uber che ci fa diventare tutti dei tassisti sottopagati e sfruttati, cioè il capitalismo è capace di recuperare queste cose. Quindi, secondo me, e per concludere veramente questa volta, non è vero che le cose finiscono da solo e che il capitalismo finisce tale e quale lo conosciamo, e quindi anche la tenaglia delle due politiche di distruzione
in cui siamo stretti non finiscono da solo, solo delle lotte possono permettere di uscire da questa situazione. Grazie Giorgio, mi riallaccio a quello che dicevi per porre un quesito al professore Rocastro. Mi fa piacere sentire appunto ribadire, no, come nasce internet. Il web effettivamente fin dall'inizio ha rappresentato una possibilità di condivisione massima, e quindi ribadire che il web è effettivamente un bene comune è importante, e ricordare come sono nate effettivamente dei prodotti diametralmente opposti in termini di messaggio e poi di sostanza, insomma, rispetto a quello che è il modello capitalistico. Ma il problema del linguaggio, che è poi fondamentalmente il problema di come vengono applicati gli strumenti di come vengono veicolate le emozioni, perché nella parola linguaggio, insomma, intendiamo anche l'elemento emotivo, io trovo un elemento estremamente diciamo cruciale. Questo è uno dei motivi per cui tenevo molto alla partecipazione sua, perché nel rapporto anche con le nuove generazioni, che poi sono quelle forse più suscettibili di essere un po' manipolate o comunque captate dai dispositivi tecnologici, il linguaggio come può in qualche modo essere, come si può spezzare la catena, diciamo, di dominio del linguaggio collettivo. In questo senso vado un po' ad estremizzare anche le forme che possono sembrare una distruzione del modello capitalistico, come per l'appunto le reazioni dell'ISIS, no? Che anche questi elementi sembrano in maniera paradossale trovare espressione sempre con lo stesso linguaggio. Quindi questo sappiamo bene, no? I video dell'ISIS sono forse la sublimazione di quello che è il modello dei social network, quindi ed è un paradosso che sembra non riuscire a trovare una soluzione. Quindi come rompere il modello del dominio del linguaggio, quindi fin dalle origini, per poi poter costruire un modello critico che permetta davvero di sviluppare una coscienza come quella che è necessaria per guardare al web come uno strumento di apertura e condivisione e non come uno strumento di dominio. Sì, grazie per la domanda. Credo che non sia possibile rompere, cioè eliminare, se rompere può significare questo, la funzione creatrice del linguaggio. Hegel diceva: la parola è la morte della cosa. Che cosa significa? Che nel momento in cui c'è la parola, la cosa non è neppure necessaria. Cioè, noi dell'ISIS, lei ha mai visto l'ISIS? Io neppure. Eppure esiste per tutti noi, perché viene nominato. Sappiamo che esisteva prima che venisse nominato, cioè quando gli americani l'hanno inventato, l'hanno creato, l'hanno sponsorizzato, ma nessuno ce ne aveva parlato. Sul piano della realtà esisteva prima ancora che per noi esistesse, e finché se ne parlerà esisterà, perché la parola, il linguaggio non ha bisogno delle cose, e le cose, se non sono nominate, non esistono. Esistono nella misura in cui se ne parla. Questo è ineliminabile. Noi siamo parlessere, parlettere, diceva Lacan, cioè nasciamo dalle parole, perché qualcuno ci fa esistere, perché comincia a nominare e desidera avere un figlio, per esempio, se si tratta di qualcuno che deve venire al mondo. Invece, al contrario, quando non si parla dei bambini, questi non nascono, come avviene nella nostra società, e al contrario, la nostra esistenza permane finché di noi si parla, anche male, purché si parli di me, ci insegna Oscar Wilde. Quindi il rapporto tra l'uomo e il linguaggio è inscindibile. Punto. Premesso questo, la questione è: cosa si potrebbe fare? Beh, si potrebbe fare questo, cioè dare il più possibile strumenti per consentire di capire, rendere possibile comprendere come il linguaggio fa esistere le cose, e allora aiutare, per esempio, a installare la dimensione di sospensione, no? Cioè andare oltre la dimensione emotiva, perché al contrario, invece, gli strumenti informatici, mass media, lavorano sull'emozione, perché l'emozione è l'aspetto primordiale, poco razionale. L'ippocampo deve insegnare da neurologo quale parte del nostro cervello comanda la dimensione delle emozioni, non sono i lobi frontali, non sono la parte razionale, cognitiva, che interviene sulle emozioni. Per questo i mass media lavorano sulle emozioni,
perché sono la parte meno controllabile della razionalità, quella che agisce a livello primordiale, dove la funzione della parola non è operativa. Mi spiego, cioè il batticuore per una persona della quale mi innamoro viene prima ancora che io possa dire cavolo, ma mi sono innamorato di lei, sento il batticuore, poi costruisco, faccio una costruzione razionale della cosa. Se noi riusciamo a inserire una dimensione di sospensione, è quella che manca nella nostra società, quella che diceva già Lorenz nell'86, attenzione, cioè poter imparare a riflettere sulle cose prima ancora di seguire la via delle emozioni, che invece è quella preferita, no? Oggi è mi emoziono dunque sono, dovremmo dire, non è più cogito ergo sum, penso dunque sono. Riintroducendo la capacità di riflettere sulle cose, le parole assumono un significato altro, è possibile interrogare la realtà da una in una misura diversa. Questa è una strada possibile, però fare a meno del linguaggio, non è, uscire fuori dal mondo del linguaggio non è strutturalmente possibile per l'essere umano. Allora diffondo una conoscenza che permetta, io dico sempre, di intelligere, cioè intus leggere, vada all'etimologia della parola, l'intelligenza non è avere una laurea, non è avere una specializzazione, non è aver letto un sacco di libri, ma essere capaci di andare oltre l'apparenza e interrogare le cose. E mi permetto di fare sempre questa notazione con i miei studenti, quando dico non vi scordate mai che stupido e stupito è la stessa parola che cambia di accento, e finché saremo presa dello stupore, cioè delle emozioni, saremo stupidi. L'avete detto, mi pare, anche qualcuno di voi qualcosa a che fare con questo, e l'essere umano è facilmente stupibile e quindi facilmente rientra nella categoria dello stupido. Allora le parole devono essere dell'ordine dell'intelligere, cioè intus leggere, interrogare le cose, non fermarsi all'aspetto superficiale. Questo è possibile se si inserisce la dimensione temporale, cioè tra la percezione e l'elaborazione del pensiero bisogna inserire il tempo per capire, il tempo per comprendere, ma le parole non se ne può fare a meno, non esistiamo senza queste. Grazie. Gian Piero, prego, ritorno a domani. Io volevo dire, non è una domanda rivolta a qualcuno in particolare, ma insomma in generale, la comunicazione, cioè, non è fatta solo di parole, sappiamo benissimo, la comunicazione è anche fatta soprattutto di altro, di gesti, eccetera, eccetera. Il grosso problema di internet, di questa comunicazione, io essenzialmente lo vedo in questo, sì abbiamo gli emoticon, tutte queste cose qui, ma è chiaro che non potremo mai sostituire la, certamente ci sono anche la possibilità delle videoconferenze, ma in ogni caso il rapporto comunque mediato dal computer è un altro tipo di rapporto, e questo è un grosso problema, che non si tratta solo di affrontare la questione del linguaggio, si tratta anche di affrontare la questione della comunicazione attraverso un mezzo che è ovviamente di per sé limitato. Oltre a questo noi abbiamo un altro grosso problema di cui ultimamente Eco ha parlato, no? Quel fatto che la rete è piena di informazioni spazzature. Io credo che quello di Eco in realtà fosse più uno sfogo, ecco, non posso credere che lui abbia veramente pensato, riflettuto su questo qua, perché lui addirittura è arrivato a dire dovremmo limitare, insomma, non tutti dovrebbero avere, adesso non mi ricordo le parole esatte, ma insomma il concetto era non tutti dovrebbero poter scrivere su internet, il che ovviamente, ripeto, per me è solo una sforza. Il grosso problema di ricercare le informazioni e validarle è un problema culturale. Chi ha, diciamo, un'esperienza maggiore nell'utilizzo della rete, io parlo per me che ho iniziato a propagandare il software libero 20 anni fa, nei primi anni 90, più di 20 anni fa, e so anche quali sono le limitazioni, perché non è tutto così. Insomma, il fatto è che non c'è una cultura e nessuno mette l'accento, io credo, su questo problema, sul fatto che i giovani non hanno la capacità culturale di andare a ricercare le informazioni, a validare le informazioni, cioè a vedere realmente se quella fonte è attendibile e a scartare quello che ovviamente non corrisponde. Ed è questa la cosa che mi preoccupa, cioè il fatto che si punti il dito sul fatto che bisogna controllare la rete perché è pericolosa e non sviluppare una cultura che ti
come dire, i vaccini contro i pericoli della rete. Era una riflessione, non volevo però. Grazie, penso appunto alla capacità di intelligere, di ragionare sulle cose e non di inseguire direttamente le emozioni in maniera immediata. Io sono, non lo so, cioè a me sembra che non, forse perché apparteniamo un po' in parte alla stessa generazione, a me sembra che avendo lavorato sulle tecnologie e quindi avendo avuto l'opportunità di lavorare con le nuove generazioni sulle tecnologie, di in qualche maniera essere obbligato a parlare adeguarmi, perché era necessario, se no anche professionalmente, ai linguaggi delle nuove generazioni, penso che ci sono stati dei cambiamenti molto importanti e vabbè, mi riferisco anche a quello che tu dicevi prima, insomma, è vero che i cicli sono più lunghi di quello che è l'accelerazione delle tecnologie, però tendono ad accorciarsi. Io penso che la generazione, è una mia riflessione, che la generazione rispetto alla nostra era una generazione delle appartenenze e di fatto dobbiamo prendere atto che la generazione attuale è una generazione degli attraversamenti, del nomadismo, in cui noi, perché abbiamo questa formazione, io per primo, siamo tentati un po' come si fa sempre, no? Ai miei tempi, eccetera, eccetera, un po' c'è anche un po' questo aspetto qua, di dire ah, però noi riflettevamo, noi. Vabbè, noi riflettevamo, però eravamo anche, almeno alcuni di noi, mi metto, anche abbastanza prigionieri delle ideologie, insomma, noi pensavamo il mondo, poi dice adesso il mondo deve adattarsi a questa cosa. E mentre oggi la tendenza, che non è né meglio né peggio, ma è solo diversa, è di dire ok, facciamo e poi vediamo come riusciamo a teorizzare. E questa cosa è effettivamente anche legata a una certa, tra virgolette, noi potremmo chiamare superficialità, questo surfing sulla rete, no? È tutta una cosa di superficialità, di stare alla superficie, di costruire, quindi, io penso, e quindi bisogna dare atto che ci sia questa possibilità per le nuove generazioni, dei tipi di collaborazioni, di cooperazioni, di organizzazioni che sono molto diverse da quello che abbiamo e anche quindi di uso della rete, cioè, e quindi anche di capacità di distinguere quello che è spazzatura o no sulla rete, e dobbiamo dare atto di questa cosa. In fondo, quando dicevo questa emergere dei mille fiori, delle mille piccole iniziative autonome che cercano di coordinarsi, è un, a mio parere, un mimetismo della rete. La rete è, sono dei link spesso molto superficiali, molto leggeri, quindi con tutti i difetti che possono avere, però i modi di essere, di organizzarsi, questa specie di neomadismo che esiste oggi, sono fatti così, quindi bisogna cercare di pensare, non saremo più noi a dare la direzione, ma cercare di pensare quale tipo di organizzazione che ci faccia uscire sempre, scusate, è un pensiero fisso, da questa tenaglia abbastanza mortifera in cui siamo presi, anche se comporta della superficialità. Ecco, questo è quello che... Allora, io sono d'accordo, mi è piaciuto che abbia tirato dentro Jacques Lacan per l'essere, anche perché Lacan ha fatto un lavoro importantissimo, straordinario, proprio sul linguaggio nella psicanalisi, ed è stata una svolta significativa, importantissima, e comunque sono le parole che danno concretezza e sostanza alle cose, e sono sicuramente attraverso le parole che noi comunichiamo. Il discorso è che comunichiamo e comunichiamo in modalità che sono diverse. La comunicazione della rete stessa è molto articolata, cioè voglio dire, un discorso è la comunicazione della chat, che è una comunicazione istantanea che poi non esprime sostanzialmente niente, eccetera, non nella maggior parte dei casi è così. E un altro discorso può essere anche una comunicazione che può avere anche dei tempi diversi, mi riferisco ad esempio a tutta quella serie di rapporti di scambio, di comunicazione che avvengono attraverso le email, che è un altro tipo di fruizione ancora, eccetera.
ma è una comunicazione diversa rispetto a te e me che parliamo, te e me che interagiamo, ma io sulla rete non interagisco con te, cioè ti incontro qua, ci vediamo, ne parliamo e discutiamo, abbiamo altri tempi, altre cose da dirci, da dirci e così via. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda le nuove generazioni, cioè io credo che ci siano invece moltissimi giovani più preparati anche di me per quanto riguarda la capacità di selezionare la spazzatura e ciò che trovi nella rete. Cioè, io non farei un discorso così generico sui giovani, anzi è capitato molto spesso di trovare in occasione di dibattiti, seminari, non mi ricordo un anno fa, proprio Benedettini, in un convegno, la sorpresa di giovani che avevano un rapporto con la rete, ma che erano capaci anche di selezionare in maniera intelligente le informazioni e sapere discernere rispetto a ciò che era la spazzatura. Il discorso, il problema del sapere scegliere, del saper selezionare è un discorso che non riguarda i giovani, ma che riguarda comunque un po' tutti, dipende da noi, dalle nostre capacità, dal nostro, non mi piace il termine, ma usiamolo, background. Noi siamo comunque il frutto di esperienze e queste esperienze sono determinanti anche per la nostra capacità di selezionare, di fare filtraggio, ma anche per ricordare. Per memorizzare, noi memorizziamo e agiamo sempre selettivamente. Tutto qui. Francesco, volevo sempre ritornare, mi piace diciamo il tuo excursus che hai fatto sulle dinamiche anche del potere. Il modello che si sta imponendo oggi è un modello in cui col capitalismo cognitivo che studia materialmente quelle che sono le nostre esigenze, quindi elabora dei modelli umani, sembra quasi un'estrema l'estremizzazione della tecnica, dell'applicazione della tecnica sull'umano, che viene categorizzato all'interno di schemi quasi precostituiti. Quindi questo modello che sembra appunto estremizzare anche il controllo e quindi il maggiore raggiungimento di forme di manipolazione. Tuttavia qui abbiamo il rischio di ricadere nella dinamica del soggetto, di chi controlla chi. Oggi il sistema di mercato si può definire un sistema acefalo, perché, come diceva benissimo spiegato tu, non esiste un potere sovrano nel senso vecchio del termine. Proprio riconducibile a un soggetto. Esatto, quindi la mia domanda appunto è: cosa controlla chi? Se è possibile rispondere a una domanda del genere. È una bella domanda, ma che dà anche senso alla mia presenza, perché se non ti rispondessi riguardo, se non ci provassi, insomma, sarebbe stato meglio che avessi passato il mio pomeriggio fuori con Elena oppure con i miei figli o da qualche altra parte. Quello che ti voglio dire, tu dici siamo dinanzi a un'estremizzazione della tecnica sull'umano, è una manipolazione, il problema di fondo è, visto che questa manipolazione non è facile da ricondurre ad un soggetto, comunque a un ambito ben preciso, chi controlla chi? Allora, il discorso è questo, che c'è una logica, a me piace questo termine perché forse dà meglio l'idea di connivenza tra interessi diversi, che fa in modo tale che le informazioni veicolino, passino, transitino e vengano opportunamente in base a ciò che realmente interessa alle parti che sono in relazione tra loro, trattenute, rielaborate, classificate, con poi tutta una serie di ricadute che saranno diverse in questa logica di relazione. Questo è quello che vorrei mettere in evidenza, cioè noi abbiamo a che fare con delle realtà che non sono le stesse, non si muovono e sono asimmetriche, che hanno interessi che non sono i medesimi ma possono essere coincidenti e che però nell'insieme costituiscono un sistema di potere.
è proprio in questa pratica relazionale, nella logica dei flussi e nella rete ci si muove per flussi, non dimentichiamocelo, nella transizione le informazioni vengono messe, vengono comunque messe in relazione. Diverso è, magari noi possiamo avere una differenza invece per quanto riguarda i soggetti di controllo. Ci possono essere dei soggetti di controllo che sono soggetti interni e propri, ad esempio la multinazionale X o la grande impresa X lavora per conto proprio nel proprio interesse e quindi agisce facendo un controllo attraverso i codici di identità di chi o altro riesce a capire bene o male chi si collega, chi si connette, poi magari da quello cerca di ricavare gli interessi perché magari c'è una vita sociale attraverso i social e così via, e questo è un altro discorso che è molto specifico, ma nella maggior parte dei casi è proprio nella logica del flusso, nella pratica di relazione che questo avviene a mio avviso. Tu che hai messo in discussione, hai messo la tecnica del discorso sul web. Secondo me ci sono delle logiche, cioè chi controlla chi, siamo dentro delle logiche che non sono sempre antagoniste, perché secondo me c'è tutta una serie di graduazioni oggi come oggi, però quando io parlavo di prescrizione di soggettività, che poi è lo stesso discorso che abbiamo sentito, almeno su questo sono abbastanza d'accordo ieri sera, è che nel momento in cui usiamo, e lo uso anch'io, l'ho detto anche prima, quindi usiamo Facebook, Google, entriamo dentro quel modello lì, poi dopodiché noi pensiamo no, ma però, e questo credo che sia un pensiero che molti hanno, almeno molti magari anche che non sono d'accordo come noi, non siamo d'accordo con Facebook, però molti di noi anche qui dentro pensano, no, lo utilizzano Facebook, Palestra Rupo è su Facebook, no? Però non siamo, lo critichiamo nello stesso tempo, noi pensiamo effettivamente di poter contrapporre alla logica di Facebook, che è la logica del controllo, del consumismo, la logica che poi va fino al controllo politico-militare, a parte che non gli riesce sempre così bene, perché a Parigi non sono riusciti a controllare così bene gli altri, l'altro ramo della tenaglia, l'altra branca della tenaglia, però e quindi noi pensiamo, quindi è una logica di prescrizione di soggettività, non è vero che non si sa bene chi controlla chi, c'è una specifica volontà di un sistema che io chiamo capitalismo cognitivo finanziarizzato, anzi potremmo anche dire capitalismo biocognitivo, perché utilizza degli strumenti biopolitici tecnologici che ha una sua logica per controllare le cose come desidera, cioè che sono quelle della rendita, del controllo della rendita, dell'accumulazione capitalista, eccetera, insomma, no? E poi ci sono delle logiche effettivamente con le quali vogliamo costruire, vogliamo fare di questi oggetti o di queste tecnologie degli strumenti. Comunque, io credo anche che, però qua ho degli insigni conoscitori della neuroscienza, quindi non sono un grande esperto, ma da quello che ho capito, non so, penso a Damasio per esempio, che scrive che nelle sue ricerche, una delle prime cose che scopre, e scrive che in realtà, diciamo, quando un uomo è in qualche maniera, questo è quello che lui prova, no? Più o meno scientificamente, che quando qualcuno è modificato o è menomato perché gli succede un incidente nelle sue capacità emozionali, quando lui dice Cartesio aveva torto, no? Nelle sue capacità emozionali anche la sua capacità razionale complessiva è modificata. Allora oggi c'è una vera tempesta emozionale, soprattutto. Infatti ne abbiamo parlato prima, è giustissimo quello, tempesta emozionale, Parigi ci dà una tempesta emozionale, no? Come le Torri Gemelle ce l'hanno data, no? E una vera tempesta emozionale che poi si manifesta su questi livelli come su dei livelli che possono essere quelli del consumismo minimo, no?
di spingerci continuamente in una direzione piuttosto che in un'altra, e per cui secondo me anche da questo punto di vista le carte della mente, come dice Damaso, lui parla di carte della mente, sono modificate con una grande rapidità. L'uomo del capitalismo cognitivo non ha più esattamente gli stessi modi di ragionare di quello precedente, cioè c'è un cambiamento che è diciamo software, e poi c'è anche un cambiamento, cioè ci sono dei rischi di cambiamento genetico, perché non abbiamo parlato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non abbiamo parlato di biotecnologie, di ingegneria genetica e di quello che si sta facendo a questo livello. Quindi a mio parere tutto questo porta effettivamente a non dico al post umano, perché non so bene cosa sia ancora il post umano, ma porta a una strutturazione biologica e mentale che cambia con una velocità, a mio parere, non comparabile con quello che è successo nei periodi precedenti. Sì, no, io volevo semplicemente aggiungere a questo concetto che un po' così vedo anche come un momento di sintesi, il rapporto linguaggio-emozioni sostanzialmente. Volevo fare un allungo. C'è un bambino qui fuori, prima, che era tuo nipote, se non sbaglio, che ora è andato via. Una ricerca recente di cui parlava Franco Berardo, Bifo, il suo recente libro, dice che giovani generazioni stanno apprendendo l'80% del proprio linguaggio, delle proprie parole, attraverso internet. E sottolineavamo questo, che un bambino quando dice mamma non è solamente un fonema, è l'esperienza che ha cominciato a vivere dal momento in cui è stato concepito fino al momento in cui pronuncia la parola, un'esperienza fondamentalmente emozionale ed affettiva del rapporto con la madre, e così via. A qualunque parola c'è un'esperienza, a qualunque parola che si apprende, si impara, c'è un'emozione. Quando questa emozione, quando queste parole che si apprendono cominciano ad essere quelle che vengono dallo schermo del tablet, dallo smartphone o del computer, il problema che ci poniamo effettivamente è qual è la mutazione genetica, per usare un termine improprio per alcuni aspetti e molto proprio per altri, che andiamo di fronte e che cosa andiamo. È chiaro che questo aspetto impaurisce, inizialmente a noi impaurisce, ma probabilmente dobbiamo stare attenti a superare questo momento di disorientamento che una proiezione del futuro di questo genere comporta, per vedere invece quali sono gli altri aspetti, diciamo, non so se possiamo parlare di aspetti positivi, ma sostanzialmente di vedere le cose come un dato di fatto, essendo così le cose, non impaurirsi di oddio cosa sta succedendo, distruggiamo tutti gli schermi, ma essendo così le cose, dove stiamo andando? E dunque la domanda diventa ancora più pertinente che faceva Riccardo prima: chi comanda che cosa? E la risposta mi sembra, io devo dire, la condivido non solo in termini di flussi e di reti, ma la condivido anche in termini di quelle che sono oggi le tendenze della geopolitica a cui stiamo assistendo. Si parlava prima di fasi che diventano sempre più veloci. È verissimo che le fasi diventano sempre più veloci. Noi fino ad oggi, fino a poco, qualche anno fa, o anche fino a ieri, parlavamo della fase dell'impero, dove abbiamo di fronte una governance mondiale, e questa governance che ci appariva nei suoi diversi aspetti, direttamente concatenati, la governance politica subordinata alla governance finanziaria, e la vedevamo come un unicum, come una ora ci stiamo accorgendo che in realtà questo unicum si sta aprendo, stiamo assistendo a questo passaggio di fase, e i fatti di ieri di Parigi, a mio avviso, non sono altro che una dimostrazione, dove questa unica governance si sta frantumando in interessi contrapposti per alcuni versi.
E non abbiamo la Cina che comincia a fare delle cose che ci hanno stupito e che ha messo un po' in difficoltà, diciamo un po', tanto per il piacere di dire un po', la Germania che aveva puntato tutto sulle esportazioni. Ora io non voglio scendere sul piano dell'economia, ma voglio dire che questo unicum che noi avevamo immaginato del grande nemico fatto da la finanza e la politica, che probabilmente apre, mostra delle faglie, mostra delle aperture conflittuali tra di loro. Ora io non voglio scendere molto nel dettaglio di queste cose, ma una lettura degli avvenimenti, tanto di Parigi, ma di quello che sta avvenendo un po' in giro, può anche essere fatta attraverso questa chiave. E dico bene, allora vediamo queste faglie, dunque il futuro non è così determinato, così definito, così chiaro, non abbiamo un grande fratello che... esistono conflitti, esistono conflittualità, esistono interessi contrapposti, che non sono solo quelli della finanza, che non sono solo quelli della politica, ma probabilmente, anzi certamente, sono anche quelli dei popoli, della gente che ha voglia di vivere, ha voglia di appropriarsi comunque della sua vita, della sua esistenza, e comincia forse a produrre indipendentemente, autonomamente, oltre delle forme di esistenza che si avvicinano di più a quelle che il quadro che è stato descritto questa sera darebbero il sospetto che vogliono imporci. Grazie, Sara. D'accordo, se volete avere spazio per qualche replica o qualche aggiunta. Semmai un'aggiunta a quello che ha appena detto Saro, e che condivido, anche perché uno dei problemi più importanti è proprio questo della molteplicità dei conflitti e i conflitti a livello diverso. Non dimentichiamo anche che buona parte della destabilizzazione, sto un po' esulando, però ti rispondo e ti spiego per quale motivo mi ha convinto moltissimo il tuo intervento. Buona parte della situazione che noi stiamo vivendo o subendo, secondo i punti di vista, ciò che chiamiamo crisi, così via, deriva proprio da una serie di conflitti che servono a arginare un nemico che sta oltre, che comunque non è chiamato in causa direttamente dai conflitti. Ti faccio un esempio molto banale: le primavere arabe, la destabilizzazione del Medio Oriente, eccetera, è comunque il tentativo definitivo di chiudere un progetto che non esiste più, ma che era prima in atto, quello della Cina-Africa, ed è comunque un'azione conflittuale favorita, voluta e organizzata, che serve appunto a creare conflitti dentro un conflitto ancora più grande, che è la competizione con un altro attore, con un nuovo attore. E comunque il capitalismo è cambiato, è mutato, ma soprattutto ha anche dei competitori che sono fuori dal proprio sistema e che sono molto più forti di quanto noi stessi immaginiamo. Intervengo per ringraziare i colleghi per le cose che mi hanno permesso di apprendere, quindi ho imparato tantissimo. Alla questione di prima, cioè di cosa sta accadendo, pensavo di rispondere con una banalità non perché la frase sia banale, soprattutto per chi l'ha detta, ma perché sicuramente è conosciuta a tutti. Allora, sul meccanismo che muove tutto questo insieme di cose, di cui qualcosa si è detto, a me è venuta in mente la frase di Marx, secondo libro del Capitale, quando dice stiamo assistendo a un meccanismo per cui non è più la macchina a servizio dell'uomo, ma l'uomo a servizio della macchina. La macchina è quella dell'economia. È chiaro che non c'è un padrone, non c'è più, purtroppo. Dovremmo dire, magari ci fosse un padrone individuabile, nominabile, da poter attaccare o sperare al limite che muoia, insomma, prima o poi, no? Il problema è che non c'è un singolo padrone, c'è un meccanismo che va al di là e al di sopra dei singoli esseri umani, e andrà come andrà, certamente non potrà andare all'infinito, qualcosa a un certo punto accadrà. Dice che propone, per esempio, ipotizza la nascita di un nuovo socialismo su basi altre,
che diciamo seguirà nel ciclo della storia la fine del capitalismo, perché ormai il capitalismo è sicuramente la fine, ma non sarà una fine indolore, almeno quello che penso io, né rapida, perché comunque insomma è estremamente complesso e si muove. No, dicevo, la questione più grande, perché il mio campo di competenza è questo, cioè di come funziona un essere umano, che la questione più grande, anche riprendendo, non c'è il collega che ha fatto l'intervento poco fa, quello con i diceva della comunicazione, che non è solamente verbale, assolutamente sì, anche se io credo che la realtà di internet, così come la realtà dei libri, eccetera, ci dice che si può comunque, passa e passa tantissimo, cioè io non credo davvero, come delle volte sento dire, che il 70% della comunicazione è non verbale. Allora davvero dovrei dire a me stesso che quando ho letto un testo ho solo capito il 30% di quello che c'è scritto nel libro, perché quando ho letto Dante piuttosto che Freud, piuttosto eccetera, non ho capito solo il 30%, perché mi manca l'interazione con lui a livello verbale. No, è chiaro che c'è una comunicazione non verbale e c'è la comunicazione che passa attraverso il mondo delle parole, sì, sicuramente manca una parte di integrazione del segnale, che potrebbe essere quello che può aggiungere la sfumatura di soggettività di chi parla in quel momento, esprime, come sto facendo io con la mimica, con la gestualità, qualcosa che rinforza, può anche smentire quello che dice, ma passa attraverso il linguaggio, passa poi riletto a livello soggettivo. La questione più grande è che l'essere umano funziona per un ordine che sfugge a lui stesso, come dicevo prima, ed è l'ordine dei desideri e delle pulsioni, che appartengono come categoria a una dimensione che non è strettamente comandabile a livello immediato dalla razionalità. E poiché gran parte del pensiero emozionale, gran parte del pensiero emotivo tocca questa sfera che sfugge al controllo razionale, allora torno sul mio tema iniziale: la libertà dell'essere umano è sempre quando meno contingente, quando meno effimera, insomma da rinnovarsi in continuazione come operazione di appropriazione. Insomma, ecco, non che sia esclusa a priori, perché stiamo tentando noi in qualche modo di appropriarci di una possibilità di libertà che ci viene attraverso l'interpretazione critica delle cose, ma perché c'è un prevalere della dimensione di conoscenza che noi stiamo operando in questo momento, cioè una costruzione della realtà attraverso la nostra interpretazione, perché noi stiamo interpretando la realtà comunque con i nostri schemi mentali, cognitivi, eccetera. Questo è quello, forse, è il massimo a cui noi possiamo accedere, ma perlomeno ci sforziamo. Grazie. D'accordo, allora se non ci sono altri interventi, altre domande, io chiudo qui l'incontro, e penso che è stato abbastanza approfondito, almeno siamo riusciti ad osservarlo sotto diversi aspetti, proprio perché è molteplice, è poliedrico, è sfaccettato, quindi necessita di essere guardato da diversi punti di vista. Quindi per chi avesse voglia, insomma, più tardi prepareremo, ci sarà una cena disponibile, poi la proiezione del documentario Zero Privacy, appunto per completare un po' questo ciclo di due giorni, del seminario di due giorni, e guardare, insomma, rilassarci un po'. Grazie a tutti.